Il progetto culturale Taormina Cult è un itinerario culturale permanente diviso in 21 luoghi che riguarda la storia di Taormina, che segue un paradigma letterario, artistico e cinematografico, inaugurato a settembre del 2014 in occasione della quarta edizione del Festival Internazionale del Libro Tau Book. L'idea è quella di racchiudere dentro un circuito culturale permanente quello che è il vastissimo repertorio di storie, di narrazioni e di miti che riguardano Taormina. Le 21 tappe sono state scelte per essere rappresentative di 21 personaggi che sono intrinsecamente legati a quei luoghi perché li hanno vissuti, perché ci sono passati, perché ne hanno scritto. Personaggi del calibro di Oscar Wilde, Greta Garbo, David Herbert Lawrence, Luigi Pirandello, Tennessee Williams. Lungo il circuito sono stati disposti 21 pannelli dotati di un codice QR e il codice permette di accedere a degli approfondimenti in 4 lingue, in italiano, in inglese, in tedesco e in russo. Tanti sono i luoghi intrinsecamente legati ai grandi testimonial di questo percorso. Il Grand Hotel San Domenico, il Grand Hotel Timeo, l'Hotel Victoria, la casa di Otto Gehlenk, la casa dove Roger Perefit trascorse molti anni della sua vita a Taormina, la stazione ferroviaria, un esempio di eclettismo stilistico. Il miglior benvenuto per i viaggiatori che da sempre arrivano a Taormina e sono subito immersi nel suo fascino dalle mille suggestioni. La villa, conosciuta come Villa Monrepos, nella prima parte degli anni 60 fu la sede del celebre casinò di Taormina, fu il fulcro della dolce vita taorminese negli anni 60, della mondanità, dei grandi personaggi portati a Taormina dal grande festival del cinema. Parliamo di Marlene Dietrich, Liz Taylor, Richard Burton, parliamo degli anni d'oro di Taormina. Casa Cuseni è legata alla grande storia di Taormina, all'arte, alla letteratura, è un'opera d'arte complessiva in quanto il suo proprietario, Robert Kitson, chiamò a Taormina tanti suoi amici che poi erano gli artisti in voga tra l'Otto e il Novecento, e tra questi Alfred East, Sir Frank Brangwyn e sua nipote Daphne Phelps, che dopo di lui, dalla metà del Novecento, fu la proprietaria di Casa Cuseni. Anche lei divenne amica e dunque ospite di personaggi del calibro di Tennessee Williams, Henry Faulkner, il premio Nobel Bertrand Russell. Ecco, tutti questi hanno lasciato delle testimonianze a Casa Cuseni, che tuttora ne custodisce religiosamente la memoria.